Buongiorno Presidente, cosa permette all'Istat di essere all'avanguardia nella misurazione del benessere? Questo è un processo che è partito già da 2 o 3 anni e siamo all'avanguardia perché grazie all'azione anche del precedente Presidente di Enrico Giovannini, che faceva parte di una commissione internazionale molto importante e molto innovativa, ci si è spinti a tentare di misurare le condizioni di vita, il benessere e forse fin anche la felicità degli individui. Quindi noi siamo partiti molto tempo fa con una commissione scientifica nazionale, con la consultazione dei cittadini. Questo è molto importante e molto innovativo. Credo che sia la prima volta che per un'indagine statistica si interrogano i cittadini su cosa pensano del tema e come lo svilupperebbero. Quindi proposizione attiva, ruolo dominante anche in uno sforzo europeo di misurare il benessere. Come si è sviluppato il lavoro in questo ambito? Sì, accennavo prima, si è sviluppato in maniera complessa e completa, quindi non solo una commissione scientifica come è nelle tradizioni della misurazione statistica, ma anche associazioni culturali e anche coinvolgimento dei cittadini. Davvero un processo globale che merita, la cui positività merita di essere sottolineata. Bene, si può fare qualcosa per misurare la sostenibilità nell'interesse delle generazioni future? Questo è una bellissima domanda perché il problema è tutto aperto. La sostenibilità per le generazioni future dipende da quali obiettivi vogliamo perseguire. Se noi immaginiamo che ci possa essere una crescita economica senza fine, mi pare che la sostenibilità intesa in questo senso non possa essere sicura. Se invece noi consideriamo il benessere come una dimensione multisettoriale, allora guardando le condizioni di vita, la salute, i rapporti con lo Stato, i rapporti tra i cittadini, cioè tutto il rapporto con la città, tutto quello che costituisce veramente il benessere, allora credo che si possa essere fiduciosi. Cosa sta facendo la Commissione Scientifica per la misurazione del benessere per sintetizzare la mole di informazioni disponibile e renderla più comprensibile? Questa è una domanda a cui non è facile dare una risposta. Perché? Perché da un lato, se noi abbiamo 140-150 indicatori, è evidente che ci si sperde e ci si perde a seguire questo o quell'indicatore, questo o quel filone della vita individuale e collettiva. Se si tenta di sintetizzare, allora andiamo incontro a un problema di definizione, a un problema di dire: ma questa sintesi così completa, così compatta, che cosa misura in fondo? E allora, se si deve arrivare all'estrema sintesi di un numero solo, che poi è normalmente l'obiettivo che noi statistici perseguiamo, dicevo, se si deve arrivare a quello, allora tanto varrebbe tenersi il PIL. Allora credo che forse dovremmo arrivare a individuare 3-4 indicatori sintetici.